la cosa che hanno portato al film innanzitutto è un'attenzione, come dire, nuova al recupero di certe radici, no? In qualche modo, e soprattutto, come dire, un'attenzione per una comicità che non fosse appunto semplicemente estemporanea, ecco, ma che in qualche modo scaturisse dalle vicissitudini, dalle sofferenze, chiaramente messe in chiave comica, in chiave leggera, dei personaggi. Quindi quello che mi ha colpito è che ci sono delle battute forti, però sono sempre all'interno di un contesto, non sono fine a se stesse. Poi uno è abituato a vedere, insomma, i grossi successi sono sempre, per carità, i successi sono quelli che danno lì il fascino italiano, quindi il massimo del rispetto, però comunque spesso fanno leva su una serie di, come dire, di battute facili, su cose anche che rimangono fino a se stesse. Invece qui c'è stata la volontà di costruire, non tanto di far ridere a ogni costo, ma di costruire dei personaggi e di raccontare una storia, insomma, raccontare una storia che non fosse semplicemente così fino a se stessa, ma che avesse anche un substrato emotivo forte e che recuperasse. La cosa che mi ha stupito è anche la passione che poi hanno messo nel recuperare un certo tipo di cinema, insomma, che loro chiaramente conoscono, però che mai avevano analizzato. Abbiamo parlato di film a cui ci dovevamo ispirare, no? Abbiamo parlato di come anche dello spirito con cui si faceva il cinema, insomma, in certe situazioni, che è uno spirito che noi abbiamo recuperato, cioè molta inventiva, pochi mezzi, però una grande passione e attenzione, preparazione, eccetera, eccetera. E devo dire, insomma, che, insomma, ecco, il film potrebbe avere mille difetti, però penso che questa passione, questa passionalità e questa emozione poi alla fine venga fuori. Per me, insomma, io dico, ogni film è un prototipo, cioè ogni film in qualche modo obbliga chi lo fa ad affrontare gli argomenti diversi, e questo è anche il bello del cinema, di fare i registi, di fare gli attori, che comunque non esiste uno stile che uno deve perpetrare all'infinito, esiste una ricerca. La ricerca passa attraverso delle idee, delle immagini che propriamente ti emozionano, ti totalizzano e diventano la tua vita, insomma, in qualche modo diventano il tuo sguardo. In questo progetto per me è stato un coinvolgimento, come dire, graduale, però sempre più forte, sempre più, come dire, indispensabile. È chiaro che quello che posso dire rispetto all'altro film, che era un film drammatico di guerra, è comunque la ricerca comunque dell'umanità dei personaggi e di avere comunque una camera che più che allo stiloso, diciamo, più che all'esercizio di stile, alla perfezione, bada a quello che comunicano gli attori, che quello che l'emozione che accade sul set in quel momento, che chiaramente deve essere, spesso è estemporanea, e allora bisogna avere il coraggio di andarla a cogliere, anche se magari la luce non è giusta, se quello non, andare quindi alla materia più profonda del film, ecco. Quella è anche, voglio dire, vabbè, insomma, le immagini di loro da bambini, che servivano, insomma, a far capire, insomma, questo recupero di questa loro infanzia rimossa insieme alla nonna, in qualche modo. Quindi questo è un viaggio attraverso la Roma, ma anche attraverso la loro, come dire, recupero della loro identità, in qualche modo. E la Roma sparita che noi abbiamo voluto raccontare è una Roma, insomma, che in qualche modo, perlomeno io, insomma, molti di noi hanno vissuto, e che era bello farla vedere, perché in qualche modo era contrastare a questi personaggi che, insomma, questa Roma l'hanno, insomma, creata e vissuta, insomma. Abbiamo girato un po' ovunque, veramente abbiamo fatto il giro di Roma, abbiamo girato a Gambatella, Testaccio, prima Valle, Prati, abbiamo girato Castel Sant'Angelo, Campidoglio, il Ghetto, Marpigneto, pochi altri, a Metta, Flaminio, mi ricordo tutti, in parte anche a Gianicolo, chiaramente, quindi Monteverde, Trastevere. Insomma, siamo andati a cercare sia i luoghi, diciamo, canonici di Roma come la conoscono il mondo, ma anche una Roma, diciamo, quella più popolare, ecco, insomma, in qualche modo.
forma arancia, eccetera, eccetera. No, sono assolutamente di tutti i tipi, c'è un professionale pubblicitario, c'è un liceo classico e arte e spettacolo anche. Anche arte e spettacolo. La nostra sezione, la sezione che ha partecipato, non so io. Quello sì, penso che infatti loro erano più intellettuali. Perché, no, perché appunto è diciamo, un insegnamento sia per soprattutto per la scuola, diciamo, è quello di portare avanti da quasi da 6 anni praticamente un progetto di una sezione arti e spettacolo, una sezione che integri al suo interno anche lo studio e l'analisi di materie che possono essere considerate materie, nel senso la danza come la danza classica, il canto o comunque la musicologia e il teatro. E questo ci ha portato ad avere anche una preparazione più meticolosa su alcuni punti, anche se poi ovviamente noi siamo sempre stati fuori dall'industria e dal set, quindi in qualsiasi caso è stata un'esperienza unica. Però ecco, diciamo che nell'eterogeneità dei licei c'era anche questo in mezzo. Comunque insomma non sono stati scelti in base a quello, per loro hanno questa caratteristica, poi abbiamo liceo professionali, liceo linguistico, insomma, quindi non c'era il criterio di coinvolgere solamente. No, appunto pensavo. Questa è stata una scelta insomma dell'assessorato che evidentemente avrà voluto dare una serie di possibilità a tutti, ma anche perché questo diciamo un'esperienza chiaramente molto forte, molto intensa, chiaramente però che dà un'infarinatura generale, insomma dà più che altro il sentimento di set, no? In qualche modo. Poi chiaramente è servito, io penso, ad ognuno di loro per capire se effettivamente questo era un mondo, perché uno è sempre affascinato dal cinema, poi quando uno ci sta dentro capisce magari che non è quello che gli interessa oppure è quello che vuole fare nella vita, insomma. La cosa interessante è stata che hanno scoperto tutti quanti tutta una serie di mestieri del cinema che nessuno poteva mai immaginare, insomma, quindi anche dal punto di vista di introduzione al mondo del lavoro penso che sia stato utile per tutti, insomma. Sì, assolutamente. Dunque usciremo il 16 maggio a Roma e in provincia. Adesso io le sale sinceramente ancora non ve le so dire, perché questo, tra l'altro, il film sarà girato in digitale e sarà proiettato in digitale, quindi c'è anche questo piccolo, diciamo, problema da risolvere, ma lo risolveremo anche presto. Chiaramente distribuito istituto luce. Ecco, perché un film carino come questo, no? Una commedia ben fatta, con uno senso, poi con questa poesia con la quale tu l'hai condotto, sei riuscito a raccontare gente piccola, miserabile, però renderla grande, cioè rilevare l'aspetto meraviglioso che poi è in ciascuno di noi, no? Ecco, perché deve avere difficoltà a trovare l'uscita? Perché il cinema italiano non è aiutato da nessuno? Io sono qua veramente perché volevo dire queste cose. Penso, sperando che con il nuovo governo qualcuno prenda a cuore le sorti del cinema italiano, del cinema, del teatro, tutte le arti nelle quali noi siamo maestri da sempre, da sempre. Abbiamo fatto scuola al mondo intero. Adesso abbandonati, così una volta c'era un ministero, turismo e spettacolo. Vabbè, però c'era qualcosa. Eliminato, via. E con quello eliminato ogni. Ma perché un regista del valore di suo, per esempio, deve avere difficoltà, oggi deve dire io non so in quale sala esce il mio film. Perché? Per quale motivo? Perché abbandonati così? Non solo è un'arte che fa bene alla gente, è un lavoro per tante persone e invece trattati come se fossimo all'ultimo scalino della scala sociale. Ma insomma, è assurdo, cioè qualcuno lo deve pur capire che fa bene anche all'immagine dell'Italia, che noi abbiamo dato tanto con lo spettacolo, tantissimo. E perché dobbiamo essere bloccati così? I produttori 6.000 guai, problemi, perché ovviamente non sono aiutati. E il cinema rimane lì stretto, soffocato e non avrà poi quel supporto anche pubblicitario che un film deve avere, no? Come merita il film suo. E invece no.